Grazie. Buongiorno. Sono lieto di partecipare a questa iniziativa che Goffredo ha adesso illustrato e naturalmente lo posso fare solo nel modo che mi è consono e quindi vorrei con voi scusarmi subito per la radicalità della tesi e per il modo con cui altrettanto radicalmente e anche molto schematicamente verrà espressa. Le giustificazioni possono essere addotte nel senso che è intanto dichiarata, quindi manifesta, non per nulla occultata, e poi perché si può produrre, grazie alla convocazione, in un luogo molto aperto al confronto e quindi si espone ad una altrettanta possibile radicalità di obiezione, di contestazione. E la seconda giustificazione è che, senza buttare la palla troppo fuori dal campo, assistiamo ad una ridiscussione di fondo che investe anche la filosofia politica, di cui una delle manifestazioni assai importanti è la crisi, ormai abbastanza conclamata, di quella produzione culturale che ha influenzato in maniera così significativa anche la politica che possiamo sommariamente chiamare il postmoderno, con un dibattito molto intenso anche a livello filosofico sul ritorno a discorsi di sistema, per usare un termine che il postmoderno aveva lanciato fortemente, a narrazioni che però hanno un fondamento storico e una presunzione di lettura unitaria dei fenomeni. L'avvertenza che si può aggiungere è che qualsiasi analisi sulle mutazioni dei modelli sociali in corso è sempre un approssimarsi a una definizione di un sistema capitalistico nella sua forma specifica e storicamente determinata, sapendo bene, insomma, che questa definizione interna al lungo ciclo capitalistico che ne specifica un ciclo, una modalità, un modo di essere in una formazione economico-sociale determinata, si vede bene soltanto ex post ed ex ante invece i fattori che la determinano non riescono a proporsi come definitori del sistema nella sua risultante. Il caso, diciamo, più evidente è quello che riguarda quelli che sono stati chiamati i 30 anni gloriosi in Europa, in cui ex ante potevano essere letti, come sono stati letti, come caratterizzati da quella che Kelsen ha chiamato la lotta di classe, la sua traduzione nel corpo politico-istituzionale delle società dentro il grande conflitto geopolitico aperto tra est e ovest, e che nella sua risultante conclusiva è stato altrettanto giustamente, secondo me, letta come il compromesso democratico e o compromesso socialdemocratico che ha, diciamo, caratterizzato la formazione di un vero e proprio modello economico-sociale europeo e che ha, questa cosa, secondo me è bene annotarla, quasi recuperato le idee forza che si erano prodotte nelle costituzioni democratiche dopo la vittoria contro il nazifascismo, che in qualche modo avevano, diciamo così, alluso alla possibilità di inverare questo percorso con l'anticipazione, quella che Bobbio ha chiamato, dell'antifascismo costituzionale, cioè di un'idea della democrazia come eguaglianza. Il compromesso democratico in qualche modo sembra inverare appunto questa premonizione. Con questa premessa forse allora noi possiamo, ecco, considerare in Europa, ma forse in Occidente, in ogni caso in Europa, due diversi capitalismi o due diversi cicli storici del capitalismo. L'uno che è stato quello covato nella ricostruzione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la devastazione che era intervenuta, e che possiamo continuare a chiamare, come è stato chiamato, un capitalismo fordista tailorista.